È stato un primo maggio bagnato, quello celebrato ieri nel Verbano Cusio-Ossola. CGIL e CISL UIL quest'anno hanno dato appuntamento al mondo del lavoro in piazza Matteotti a Domodossola. La pioggia battente, le temperature per nulla primaverili hanno fatto desistere più di uno dal partecipare all'evento, così una sparuta folla si è ritrovata in piazza Stazione per il tradizionale corteo in testa allo striscione di CGIL e CISL UIL. La piccola folla ha sfilato poi lungo Corso Paolo Ferraris, piazza Repubblica dell'Ossola, piazza Mercato. Qui sotto i portici di Teatro Galletti si è tenuto il comizio dei rappresentanti del sindacato confederale. Celebriamo il valore del lavoro anche in questo difficile momento di crisi, hanno detto i sindacalisti dal palco Domese, lanciando un ideale ponte con la piazza di Portella della Ginestra, dove Camusso, Furlan e Barbagallo hanno celebrato a livello nazionale il 1° maggio. Fra il pubblico presente a Domodossola, qualche amministratore locale, diversi pensionati, molti attivisti del sindacato di ieri e di oggi. Scarsa la partecipazione dei giovani, a testimonianza di quanto difficile sia oggi il binomio giovani e mondo del lavoro. A livello locale, tramontata l'epoca della grande industria, si guarda come dovrà crescere l'industria turistica. I rappresentanti sindacali dal palco hanno infatti calcato la mano sulla necessità che il territorio si compatti attorno ad un progetto di comune sviluppo. Per quanto riguarda invece le vertenze aperte, i sindacalisti hanno ricordato le sofferenze della piccola impresa locale, una miriade di realtà strette nella morsa della crisi che faticano ora a versare gli stipendi ai dipendenti. Tra i problemi citati a livello occupazionale nel Verbano Cusio-Ossola anche il capitolo sanità con le vertenze oxologico ed eremo di Miazzina.